Nel nome dell'accessibilità, la seconda giornata della presenza della Basilicata qui al TTG di Rimini, la fiera internazionale sul turismo, con la presentazione in conferenza stampa del progetto Basilicata for All, un'iniziativa finanziata dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui è partner anche APT Basilicata. L'iniziativa mira a promuovere il turismo accessibile attraverso azioni concrete. Durante l'evento a Rimini è stato presentato anche il volume Accessibilità turistica per persone con disabilità di Rocco Di Santo, coordinatore della produzione delle linee guida regionali e anche sociologo, che ha illustrato i primi risultati e l'impatto del progetto. Innanzitutto abbiamo realizzato delle linee guida. Queste linee guida consentono alle strutture ricettive, non solo, di avere dei punti di riferimento, quindi delle raccomandazioni, per poter adoperarle, per avere un punto di riferimento. A questo abbiamo immaginato anche due hub. Le abbiamo immaginati, creati e realizzati nell'estate scorsa, appena conclusa. Questi hub sono il punto di accettazione della persona con disabilità che viene in Basilicata e che ha la possibilità di avere un orientamento adeguato, delle informazioni adeguate e anche un servizio di accompagnamento gratuito attraverso due taxi sociali che da Metaponte e da Policoro hanno reso possibile accedere alle strutture. Qual è la procedura che un'azienda deve portare avanti per poter ricevere questa certificazione che fa rientrare la stessa nel progetto Basilicata for All? Allora, noi abbiamo già visitato più di 60 strutture nel Metapontino e basta fare la PEC a quello che abbiamo già lasciato con la checklist. Noi, in base alla checklist, in base alle linee guida da progetto, verifichiamo se ci sono le condizioni e i criteri per poter consegnare il marchio. 18 e 19 di ottobre a Policoro, una fiera dedicata sul tema. 18 e 19 ottobre avremo l'opportunità di creare un network, di rafforzare un network sul territorio di strutture, di organizzazioni che già si occupano di turismo accessibile e che hanno fatto altri tipi di esperienze. Stiamo lavorando con un'attenzione particolare in questo caso all'area del Metapontino, dove la prossima settimana avremo una fiera, quindi 18 e 19, con incontri, convegni, stand e attività dedicate proprio a questa forma, a questo aspetto importantissimo del turismo e del viaggio.